Qui con noi e con noi Roberto Baggio. Che serata! Grazie. Grazie. Roberto, grazie. Grazie a voi. No, io so che insomma ti costa un po' di fatica apparire pubblicamente, sei timido, il tuo carattere, sì, diciamo, non è esattamente questo, no? Sì, assolutamente. È stata una sfida per me. Però sì, dai, l'ho fatto volentieri. Ti ringrazio molto. Tra l'altro, che cosa fai la domenica da quando non giochi più adesso? Come dice la canzone? Mi dedico a guardare gli altri giocare con grande invidia, perché comunque è normale, insomma. Credo che il minimo che posso fare è seguire continuamente il calcio, perché comunque è una passione infinita, no? Ragazzi, io sono qui con una leggenda, vi rendete conto? No, grazie. Guardate, no, ma poi, guarda, lo dico con molta passione. Ci sono tanti calciatori straordinari, ci sono tanti artisti straordinari, ci sono pochi uomini eccezionali. Ecco, Roberto è una persona davvero speciale, come tutto il mondo sa. E quindi, insomma, non dico niente di originale, ma è un grande privilegio così. No, ti ringrazio tanto, conoscere. Ma non credo di meritare tanto. Allora, facciamo una cosa. Mandiamo queste immagini. Roberto Baggio è stato uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio, amato in tutto il mondo, 2 scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia, in carriera ha giocato 706 partite ufficiali, segnando 323 gol, pallone d'oro nel 1993 a Roberto Baggio, queste immagini. E Roberto si incarica del calcio di rigore. Bellissimo. Tante cose da chiederti, mandiamo la pubblicità e scopriremo, per esempio, anche per sdrammatizzare un attimo, dov'è conservato il codino magico. Prima la pubblicità. Roberto Baggio. Questo affetto è dovunque nel mondo. Sì. Cina recentemente so che è stato complicato per te addirittura muoverti. Sì, infatti è anche inspiegabile, perché voglio dire, sono passati tanti anni, no? Dal giorno in cui ho smesso di giocare. Da quando Baggio non gioca più. Sì, da quando Baggio non gioca più. E questa cosa sorprende, mi sorprende tantissimo, perché voglio dire, ormai ci sono tantissimi campioni, no? Però c'è questo affetto, come hai detto te, che... La mia spiegazione è quella che ti dicevo durante la pubblicità, perché me ne sono accorto quando tu sei venuto a Sanremo con me, perché tu sei credibile, cioè si capisce che le cose che dici le puoi dire perché le pensi, perché le hai vissute, perché hai una vita. Speriamo. Di un certo tipo e un'attenzione agli altri. Non è che uno può cambiare il mondo, ma se puoi dare una mano a qualcuno, tu lo fai. Sì, assolutamente. Questa cosa... Io credo che alla fine la cosa più importante è sperare di trasmettere qualcosa alle altre persone, no? Perché comunque io mi reputo fortunato, al di là di tutti
i problemi, gli incidenti, l'operazione che ho avuto, però alla fine mi considero, come ho detto prima, fortunato. Alla fine l'unica cosa che una persona può fare, se è possibile, è donare la propria esperienza agli altri per far sì che anche loro possano superare i propri limiti, no? Ora di questo parleremo approfonditamente. Prima ho fatto una promessa alla pubblicità, il codino magico. Dov'è questo codino? Perché tu l'hai tagliato? No, tagliato e era rimasto a casa. Cioè, ma adesso è brutto da dire, ma cioè questo codino, cioè, sì. Questo non scalpo, come si dice? Questo. Sì, anche, dai. Vabbè, va questo, bene. Cioè, dov'è? Ce l'hai tu a casa? Uno sì. Okay. Però non so se... Come uno, che ha due code? No, no. Perché l'avevo tagliato dopo il mio passaggio al Bologna e poi ovviamente era ricresciuto ed è stato tagliato una seconda volta. Quindi ci sono due codini? Sì, ma... Uno ce l'hai tu? Sì. E l'altro? L'altro che se ne ha fatto? Avviso, si è persa una coda magica, c'è qualcuno, è una cosa da Harry Potter, c'è qualcuno... Oddio. Senti, hai detto prima, insomma, dicevamo prima della credibilità, no? Tu da ragazzino hai amato il pallone, il calcio, sin da subito giocavi nel Caldogno ed eravate così forti che perdevate il numero dei gol segnati, perché segnavi tantissimo. Adesso è esagerato. Ma è vero che prima ancora tu giocavi con i tuoi fratelli a calcio, peraltro spesso rompendo i neon dell'officina di tuo padre, Florindo. Era una cosa abbastanza comune, perché quando pioveva giocavamo in officina e di conseguenza ogni tanto succedeva che combinavo qualche disastro. Tra l'altro, quando giocavi nel Vicenza, hai esordito a 16 anni, sì. Al tempo stesso andavi anche contemporaneamente a lavorare nell'officina di tuo padre. Sì, sì. Guardati qua. Mamma mia. Quanti anni. Sì, sì. Ma credo che sia stato importante, formativo, perché la semplicità, i valori ovviamente che mi hanno trasmesso i miei genitori sono quelli che mi hanno accompagnato sempre, per cui... C'era da sacrificarsi, eravamo otto fratelli e io cercavo sempre di scappare, no? Per andare a giocare, però ogni tanto papà mi prendeva e mi diceva: ho bisogno di te, vieni qui a darmi una mano. Senti, hai parlato prima anche dei problemi, degli infortuni, i dolori sono stati una costante della tua carriera, proprio il dolore fisico. Tra l'altro avevi un'allergia anche agli antinfiammatori, quindi era complicato, no? Riuscire a gestire, a gestire tutto. In questi casi ci sta anche che uno pensi di lasciar stare. A te mai è venuto quel pensiero? Sì, qualche volta sì, devo dire la verità. Nel senso che quando succedono infortuni gravi, come ho dovuto subire, c'è un momento di sconforto in cui ti chiedi perché ti è successo, no? È un momento passeggero, perché poi inizia ad uscire la passione per questo sport, per la voglia di tornare e inizi a pensare che comunque è una sofferenza e un qualcosa che devi combattere, per cui è meglio affrontarlo. Oh, tra l'altro sapete che ho scoperto una cosa di Baggio? Io qui ho avuto spesso in contatto dei calciatori e che mi hanno raccontato che quando giocavano alla Juventus l'avvocato Agnelli li chiamava alle 5, alle 6 del mattino. Io so che tu sei l'unico che li ha vendicati tutti, che una volta l'hai chiamato tu, l'hai svegliato tu alle 5 del mattino. Sì, vabbè, era per fare qualcosa di differente. E lui cosa ti ha detto quando l'hai pronto? No, era rimasto sorpreso ovviamente, però gli aveva fatto un enorme piacere, perché l'avevo fatto, se non sbaglio, dopo la finale che avevamo vinto con il Borussia Dortmund in Coppa UEFA. Però sai, lui lo faceva spesso, per cui ho detto vabbè. Per una volta cambiamo la tendenza. Senti, poi dopo il tuo ritiro, tu hai collaborato un po' con la federazione per un certo periodo. Sì. Hai anche scritto due appunti che io mi sono fatto portare qua. Eccolo qua, questo qua. Questo qui sono 900 pagine. Questo che cos'è? Ma era un progetto che era stato realizzato
nei due anni e mezzo che ero stato presidente del settore tecnico a Coverciano. Che doveva, era il tuo programma? Era un mio progetto, sì, diciamo l'embrione di un progetto, perché comunque... Il primo volume, sì. Era in 12 volumi. No, sì. Era comunque, erano degli appunti, dai. Appunti, questo era il tuo progetto? E niente, purtroppo si è fermato. Si è fermato ed è rimasto lì. È rimasto qui, ecco qua, va bene. E qua, ecco, è del dicembre 2011, se qualcuno avesse voglia, ma è un peccato, eh. Sì, io ho fatto quegli anni come presidente per lasciare un segno, avevo pensato ai giovani, avevo pensato appunto a questo progetto per i giovani, come tu purtroppo è rimasto un sogno. Senti, perché non lo fai anche tascabile? Perché secondo me forse quello aiuterebbe, se lo fai piccolino, magari chissà che lo leggano, magari lo leggo. Senti, nel frattempo invece i tuoi progetti diventano materia universitaria. Sì, stiamo... Stai collaborando con la Beijing Sport University, sì. Ovviamente a Pechino. E poi a Pechino? E poi con l'Università di Debrecen in Ungheria. Ok, e lì si insegna in qualche modo, una interdisciplinarità, cioè di varie materie? Sì, stiamo portando avanti questo progetto, ma fondamentalmente proprio per formare, io li chiamo educatori. I nuovi allenatori, sì. Cioè per mettere a disposizione tutte le varie, diciamo, tutte le più problematiche, sì, e esperienze che possono poi aiutare un coach a formare, a tener conto delle problematiche che ha un calciatore. Certo. Sì, noi alla fine la parte a cui noi teniamo è che ovviamente i giovani possano prima di tutto divertirsi e che abbiano delle persone preparate che li seguono e che aiutano, come detto prima, soprattutto nell'educazione, anche perché assolutamente alla fine è importante divertirsi, fare sport, giocare, però credo che il mondo abbia bisogno di persone anche per bene un domani. Senza dubbio, anche oggi, sì, anche non solo domani. Senti, una curiosità, ho trovato che quando ti chiedono, domanda ovvia, qual è stato il tuo gol più bello, tu dai sempre risposte diverse, ne ho contate 5. Allora io adesso ho messo insieme tutti e 5 i gol che tu dici. Grazie. No, grazie a te. Così ci dici qual è quello vero e questa volta poi non lo puoi più cambiare. Ecco, mandiamo la classifica dei gol più belli di Baggio, secondo Baggio. Prego. Sono 5. Proclamare il gol più bello di Baggio, secondo Baggio. Non lo so ancora. No, come? No, guarda, forse dico il gol forse con il Napoli, quando giocavano alla Fiorentina, perché è stato 17 settembre 1989. Grazie. 30 anni fa, Napoli Fiorentina. Mamma mia. Ragazzi, quanti anni sono passati? Perché quello? Ma perché forse mi ha dato così la possibilità di capire che potevo andare oltre i miei limiti in quel momento, no? E poi credo che mi ha insegnato che però dal giorno dopo dovevo cominciare a preoccuparmi perché cambiavano le mie responsabilità. Eccolo qua, riguardiamolo al rallentatore. Napoli-Fiorentina 3-2, 17 settembre 1989. Guardate questo gol, poco dopo cadeva il muro di Berlino. Azione e reazione. Bravo. Ma che gol! Pam! Mamma. Beh, complimenti! Allora, grazie. Stavo pensando una cosa, tra l'altro, quando ti ho fatto questa domanda del gol, che le domande
a un calciatore come te sono sempre le stesse. Un po' ti annoiano le domande, un pochino. No, vabbè, io lo sai, no, non sono uno che ama parlare, sì, non si sa. Ma da sempre. Sì. Però ti fanno sempre tempo. Un po' le stesse domande. Ma sì, alla fine sì. Però anche sui gol mi chiedono sempre sì. Qual è il preferito. Ma io ti ringrazio per questa introduzione che mi consente di farvi vedere una cosa meravigliosa che avevamo dimenticato e che ho trovato. E ci consente anche di ricordare quello che è stato un amico di tanti di noi, che è stato Aldo Biscardi, perché Aldo Biscardi fa una cosa, ti fa una domanda talmente lunga, la Jalapas Band la commentò, fu una cosa meravigliosa, fa una domanda talmente lunga, tu eri in collegamento dagli Stati Uniti, mi pare, con i mondiali, no, in Francia, dove eravamo? In Francia lì? Vabbè, per cui a un certo punto la domanda è talmente lunga che quando finisce la domanda cade il satellite e lui non risponde. Ma guardiamola. L'abbiamo sintetizzata, eh? Qua sono due ore. Sì. Roberto, scusa, vai. Ti volevo chiedere questo. Senza voler tornare a una polemica, che tu sei stato molto corretto. Tu hai cercato sempre di dribblare, tu sai benissimo che l'opinione pubblica con te. Sai benissimo perché hai giocato da 20 minuti dalla fine. Sì, vabbè, la domanda, dai. Per fortuna tu hai segnato, per fortuna tua personale. Ma la domanda. Ma basta! Rispondeva a te stesso. Lo lasci parlare? Sicuramente, non so di colore. Sei un ragazzo sentito. Basta! Te l'abbiamo posto a noi. Dopodiché salta il collegamento, Baggio non sente più nulla. Non sento più. 1:27. Era un po' lunga la domanda. Per fortuna non sono riuscito a rispondere. No, infatti. Senti, perché non hai mai allenato la nazionale? Tu che sei? Cioè, mi sono sempre chiesto, tu sei un simbolo, lo dico naturalmente non in questo momento, cioè Mancio, ma insomma, in genere, in tutta la tua carriera, perché dopo che hai smesso di giocare non ti hanno mai offerto di allenare la nazionale? Tu che sei un simbolo di calcio positivo, di passione per lo sport. No, devo dire che non c'è mai stata questa possibilità, a parte che con molta sincerità penso che prima di fare l'allenatore nazionale uno deve fare un'altra fila. Ma no? Tu sei allenatore, hai fatto tutti i corsi possibili. Sì. Chi vince i mondiali di solito è allenatore. No, io ho fatto tutto perché quando sono finale stato, mondiali, no? Sì, ma da qualche anno praticamente. Però, tu invece hai fatto tutto proprio il corso. Sì, anche perché quando sono stato presidente del settore tecnico volevo conoscere ovviamente tutti i corsi e li ho fatti tutti. Per una conoscenza personale. Senti, però non è mai capitato. No, non è mai capitato. Noi possiamo rivedere queste immagini dedicate a Baggio in nazionale? Vediamo, Baggio e la nazionale. Fissa per ora il risultato sul 2-2. Palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio. Roberto Baggio salta e segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo. E c'è un grandissimo Io lo so che tu pensi al rigore, al rigore sbagliato con il Brasile, che continui a sognarlo, però... Sogno di rigiocarla ancora. Ancora, quella partita, ma la non famiglia. È da questi particolari che si giudica un giocatore, come diceva no, tu. Quindi, voglio dire, no? Però mi rendo conto che quella cosa lì ti rimanga nella tua testa. È qualcosa che non cancellerò mai. Però per avere una carriera perfetta bisogna anche avere l'imperfezione. No,
bisogna tirare fuori il valore anche da queste situazioni. Assolutamente, si impara tanto. Si impara veramente tanto, però diciamo che in quel momento avrei preferito non imparare. Senti Roberto, 15 anni fa, proprio 15 anni fa, il 16 maggio 2004 a Milano, a San Siro, hai dato il tuo addio al calcio. Io ho preparato 30 secondi di quella partita perché insomma quel finale di carriera è stato anche un inizio di un'altra vita, quella che tutti quanti conosciamo, che questa sera abbiamo provato un po' a raccontare. Tra l'altro ti ringrazio molto, mi ha regalato questo libro Baggio Etrusco, dove ci sono parentele anche visive fra te e gli affreschi etruschi, abbiamo visto, con una dedica bellissima che conserverò per sempre. Il minimo. Grazie Roberto. Edito da Limina, Limina è l'editore. Con Mazzone avevi un rapporto speciale, hai avuto un rapporto speciale. Assolutamente, è stato un grandissimo allenatore, ma una persona meravigliosa che forse nel calcio sarà difficile rivedere. Dedichiamo queste immagini a quella finale, vai, a quella ultima partita. Prego. Solo Roberto può sapere che cosa ha dentro quando vede queste immagini, ed è un segreto che devi tenere tu. Io avevo ancora un sogno e questa sera Roberto Baggio ci consente di realizzarlo. Io ho detto, mi piacerebbe da impazzire vedere il pallone d'oro nelle mani del pallone d'oro 1993. Peraltro tu di quel pallone d'oro ti ricordi soprattutto il viaggio a Disneyland con le tue figlie? Sì, con la mia bambina Valentina che è qua stasera. Che adesso è più grande di, di Topolino. E che venne con voi ad accompagnarti in quel viaggio e che quindi ha unito il pallone d'oro e poi la gioia di tua figlia a Disneyland. Sì. Allora io ho detto, riusciamo a vedere Baggio col pallone d'oro ancora una volta insieme? Ci mettiamo qua? Certo, volentieri. Entra il pallone d'oro, 1993, a portarlo è Luciana Littizzetto. Roberto Baggio, pallone d'oro 1993. Grazie, amico mio. Grazie mille. Grazie per tutto quello che ci sai raccontare. Grazie molto. Grazie a Roberto Baggio. Bravo. Grazie mille. Grazie.